Salve, buonasera, siamo qui con la terza giornata Uniligue del torneo qui al Marca Centro Sportivo di Cosenza. Stiamo intervistando Francesco Scardamaglia, giocatore della squadra Galacticus. Com'è andata questa partita? Anche questa fortunatamente è andata bene, abbiamo vinto la seconda per noi, quindi anche se la terza giornata abbiamo recuperato una partita, è andata bene. Noi siamo sempre il gruppo di amici che si diverte a giocare insieme e poi fortunatamente arrivano anche i risultati. Quindi vincitori consecutivi per due volte, il segreto della vostra squadra qual è? Ho detto prima, siamo tutti amici e ci divertiamo, questo è il nostro segreto. Il segreto, la ricetta è divertirsi e essere tutti amici. Sì. Cosa prevedi per la terza partita? Un'altra vittoria? Noi giochiamo sempre per, ripeto, per vincere, perché anche se, come ho detto l'altra volta, è un torneo sempre ben organizzato, amatoriale, però ci sono dei giocatori molto importanti che giocano in categorie, ho visto delle buone individualità. La prossima partita spero di portare a casa una vittoria, anche se loro sono molto competitivi, ho visto. Va bene, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per anche per la terza partita. Crepe il lupo. Buona serata, com'è andata questa seconda partita? Male come la prima. Purtroppo il primo tempo abbiamo reso abbastanza bene, finita 1-0, però nel secondo abbiamo preso altri 4 gol, quindi ci siamo rilassati. Loro hanno dimostrato di essere più squadra e credo che la sconfitta sia giusta. Ma secondo te era una mancanza della vostra squadra o piuttosto il fatto che la squadra avversaria aveva più assi nella manica rispetto a voi o giocatori migliori? Credo che sia una nostra mancanza, perché noi proveniamo dal calcetto, quindi siamo meno abituati a giocare ad 8, per cui avevamo bisogno di magari provare qualche partita in più a 8 per trovare maggiore compattezza e maggiore equilibrio. Quindi diciamo che andrebbe un pochino riorganizzato il gioco di squadra? Gli altri sono stati più squadra di noi. Avete preparato qualche asso nella manica per la terza competizione? Ma nella terza speriamo di andare meglio, insomma magari recuperiamo qualcuno e cerchiamo di fare di più. Io mi auguro che almeno la terza partita vada meglio. Un in bocca al lupo allora per la terza competizione. Grazie. Ciao.